Assessore, dunque viene presentata la stagione del Teatro Cavour, molti appuntamenti perché insomma anche in un momento di crisi la cultura è sempre importante. Certo, quest'anno siamo un po' in ritardo sulla presentazione del calendario del Cavour, ma le necessità contingenti hanno fatto sì che solo grazie a una variazione di bilancio potesse essere possibile finanziare la quota restante rispetto alle sponsorizzazioni che c'erano già arrivate. Nonostante ciò, la Just in Time ha comunque presentato al Comune di Imperia un calendario di manifestazioni, di iniziative teatrali di grande spessore, di grande livello, che toccano anche altri grandi teatri italiani, e oggi nel presentare la brochurina con il dettaglio di tutti gli spettacoli abbiamo inserito anche gli altri eventi, diciamo, collaterali che si tengono sempre al Teatro Cavour, che sono le due opere liriche, La Traviata a novembre e la seconda opera lirica ad aprile, oltre a due concerti musicali che si terranno praticamente a dicembre, alla fine dell'anno, a cura dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo il 28 dicembre e a cura dell'Orchestra Giovanile del Ponente Ligure il 1° di gennaio, quindi un panorama piuttosto completo. Entriamo nel dettaglio, ce n'è un po' per tutti i gusti. Sì, come sempre ce n'è un po' per tutti i gusti, anche perché se lo chiede il pubblico, dato che da svariati anni, sono quasi 10 anni che programmo qua ad Imperia, e dato che il pubblico è quasi sempre, direi sempre esaurito a tutti gli spettacoli, abbiamo continuato su questa linea e quindi debuttiamo proprio, leggo testualmente, martedì 26 novembre con Ghini e la Santarelli, che è uno spettacolo, una commedia divertente che ha debuttato a Roma in questi giorni, quando la moglie va in vacanza. Poi avremo il compleanno musicale con Bonaccorsi domenica 8 dicembre. Una cosa da non dimenticare, Battiston, è uno spettacolo bellissimo che debutterà, bellissimo perché ho letto il testo, che è intrigante, molto intrigante, debutterà a Genova alla fine del mese e verrà qua. Con la regia di Giorgio Gaglione, sarà qua al 20 di dicembre, prima di Natale. E poi avremo l'operetta, Il Paese dei Campanelli, sempre con la compagnia in scena. Avremo un altro spettacolo, Il Bell'Antonio, con Giordano e Giancarlo Zanetti, che saranno presenti qua. Poi ci sarà Raul Cremona, figura televisiva molto conosciuta col suo spettacolo, che è divertentissimo. Poi chiuderemo con Maddalena Crippa, che ho avuto il piacere di vedere proprio in questi giorni, che ha debuttato a Roma il mese scorso, ha avuto un successo enorme, con Teatro Canzone, e con la regia di Peter Stein, che ha fatto la regia di questo spettacolo, dove lei è bravissima, anzi, vogliono persino portarla a Sanremo. Poi vorrei chiudere che lo spettacolo che ci sarà domenica 16 febbraio, ma che io ritengo un evento, perché è un musical di tango con 16 ballerine sul palco, che racconta tutta la storia del tango, e sono di una bravura eccezionale, perché loro fanno tutta una tournée internazionale e passeranno da Imperia, mentre poi proseguiranno per la Francia e chiuderanno la stagione qua. Insomma, un calendario di prestigio, pur nelle difficoltà il Comune ha praticamente mantenuto il budget, bisogna anche ringraziare i privati. Assolutamente sì, cogliamo l'occasione appunto per ringraziare gli sponsor, nello specifico la Carige, la Conad e la Prefettura d'Imperia. Come politici avete anche attuato una scelta particolare in chiave di spending review? Praticamente sì, io ho chiesto su indicazione di Mauro Iazzi di rivedere tutta la compagine dei biglietti omaggio, ho chiesto agli assessori e ai capigruppo di rinunciare ai biglietti omaggio e ho avuto una risposta positiva, e quindi i biglietti omaggio sono stati ridotti da 70 in passato a 20, che sono praticamente quelli istituzionali che per protocollo è necessario comunque mantenere. Quindi sarà possibile comprare i biglietti e sedersi tra le prime e la seconda fila agli spettacoli di quest'anno.